Ciao anime belle, benvenuti in questo nuovo video. Sono in compagnia del mio rattino turchese. È da un bel po' di tempo che non ci si vede con i video formato lungo qui su YouTube. Chi di voi ha continuato a seguirmi su Instagram, mi trovate come naki.earth se già non mi seguite, sa un po' queste cose che vi racconterò oggi. Chi di voi invece non lo fa, scoprirà un po' di cosine, voglio raccontarvi un po' di aggiornamenti. Sono stata un po' assente qui su YouTube, anche se in realtà ho caricato diversi shorts, che sono un po' gli stessi reel che metto anche su Instagram, perché mi sono dedicata a un progetto molto importante di cui ancora non vi posso parlare, ma di cui spero di potervi parlare presto, lo farò appena potrò. E all'inizio ho provato a seguire un po' tutto, a stare dietro a tutto, a fare tutto, ma non ci stavo riuscendo e quindi ho capito che era necessario tagliare da qualche parte e quindi ho deciso di mettere un attimo in pausa i video su YouTube, perché comunque a livello di tempo e di energie, soprattutto per l'editing, sono quelli che mi richiedono, cioè me ne richiedono di più, ecco. Però ora ho concluso questo progetto, quasi del tutto, e quindi sono pronta a tornare qui su YouTube perché mi piace molto fare i video su YouTube. Danno comunque, cioè YouTube dà uno spazio comunicativo molto più ampio rispetto ad altri social e quindi questo è il motivo per cui mi piace così tanto, mi piace chiacchierare con voi, mi piace creare contenuti lunghi. E quindi niente, in realtà nel video di oggi voglio raccontarvi un po' di cose e soprattutto aggiornarvi un po' sui miei animali, perché molti di voi mi chiedono notizie e tra l'altro ci sono due nuove arrivate in famiglia e quindi appunto in questo video ve le presenterò. Questa è una cosa che neanche chi mi segue su Instagram sa perché non l'ho ancora detta. Nel frattempo Turchese si sta mettendo a fare un pisolino. Allora, inizio subito col dirvi che questi mesi sono stati molto belli per me, molto intensi, molto pieni sia di lavoro sia di vita sociale, di emozioni, quindi cioè, sono stati davvero molto molto belli, molto carichi, però cioè, mi piace perché mi fa sentire molto viva, diciamo, vivere così intensamente. Ho iniziato a fare attivismo con più costanza, diciamo, ultimamente in Arcigay Padova, quindi mi sto divertendo molto a fare questa cosa. È super bello, infatti su Instagram vi condivido sempre gli eventi che facciamo perché, cioè, sono davvero super belli, quindi se siete di Padova o della zona venite a trovarci perché facciamo delle cose molto belle. Scusate se ogni tanto vi interrompo per farvi vedere Turchese, ma è dietro i miei capelli, ma io lo sento che fa cose carine, quindi ve lo voglio far vedere. Quindi sì, diciamo dal punto di vista di vita sociale questa è la cosa principale che ho iniziato a fare di nuovo negli ultimi mesi, cioè di nuovo nel senso che è una cosa nuova per me e sono molto contenta perché comunque negli ultimi anni avevo molta voglia di fare più attivismo LGBT+, però con il Covid e tutto è stato un po' difficile, cioè l'ho fatto soprattutto online, ma non diciamo di persone avevo voglia di conoscere. Sta bruxando perché se quando batte i denti perché è contento, molto carino. E quindi sono molto felice di essere in un gruppo di persone, comunque di attiviste, è molto bella questa cosa, mi sta piacendo tanto. E infatti per il mese di giugno avevo un'idea che non riuscirò a realizzare purtroppo perché non mi sono presa abbastanza in anticipo, proprio perché non sono riuscita, non ho avuto il tempo, però mi sarebbe piaciuto, diciamo, portare sul canale diversi attiviste, cioè diverse attiviste e attivisti per parlare appunto di categorie più marginalizzate anche all'interno della comunità LGBTQ+. Non so se riuscirò a farlo in parte, non so se non riuscirò a farlo per niente. Sicuramente è un progetto che voglio portare l'anno prossimo perché comunque voglio organizzarmi per tempo, perché ovviamente non tutte le persone che vorrei intervistare sono di Padova, eccetera, e adesso è un po' all'ultimo. Però sicuramente durante il mese di giugno, che è il mese del Pride, cercherò di portare diversi contenuti a tema LGBTQ+, e anzi, se avete delle idee o delle domande, dei suggerimenti, delle cose che vi piacerebbe vedere da parte mia, dei contenuti che vi piacerebbe vedere da parte mia sul tema, scrivetemeli pure nei commenti. Ho un capello in bocca. Aia, piano turchese, alle unghiette. Scrivetemeli pure nei commenti che così prendo spunto dalle vostre idee, insomma, e capisco anche che cosa potrebbe interessarvi. Tra l'altro mi sa che l'ultima volta che ho fatto un video su YouTube, non shorts, quindi un video lungo, avevo i capelli ancora lunghi. Adesso li ho tagliati, ma mi sembrano già troppo lunghi, li vorrei ritagliare di nuovo, tipo qua. Non so, ditemi anche voi cosa ne pensate. Perché quando sono lunghi mi sembra che crescano stralentamente, quando sono corti, che voglio che stiano corti, crescono stravelocemente. È sempre così comunque, story of my life. Vi aggiorno un po' invece sulla salute dei miei animali perché vi avevo un po' raccontato un po' di cose. Allora,
Chandra, ho delle ottime notizie su Chandra perché vi avevo raccontato che aveva dei, cioè sembrava avere un inizio di insufficienza renale. In realtà le ultime analisi sono perfette, quindi probabilmente i valori sballati sono stati dati dal fatto che lei a Natale ha rubato due panettoni e se li è mangiati, e probabilmente in quei panettoni c'era l'uvetta, che è tossica per i reni dei cani. E quindi probabilmente questo ha causato i suoi valori sballati e ci ha fatto pensare che avesse un'insufficienza renale. Invece, probabilmente è stato soltanto un momento di acuto, cioè un momento di insufficienza renale acuta che si è risolta e rientrata. Quindi adesso fra 6 mesi ripetiamo le analisi per sicurezza, però sono molto molto felice perché, cioè, mi dispiaceva molto sapere che Chandra a 1 anno e mezzo avesse già problemi ai reni. Comunque era una cosa che avremmo tenuto sotto controllo con l'alimentazione, eccetera, però sono molto felice di sapere che in realtà ora sta bene tutto quanto. Dovrà sempre continuare a prendere un farmaco, probabilmente per tutta la vita, per l'incontinenza urinaria, perché quella non dipende dai reni. Ok, ambulanza. Mentre passa l'ambulanza io do i baci a Turchese. L'incontinenza urinaria non dipende dai reni, è una conseguenza della sterilizzazione che purtroppo avviene in alcuni cani di taglia molto grande, però vabbè, con questo farmaco la teniamo sotto controllo senza problemi. Quindi adesso lei, cioè, sta bene, si fa la sua bella vita e sono molto contenta per di questa cosa. Con Raja abbiamo iniziato un percorso con una nuova educatrice, sto già vedendo dei bei risultati, ci ha dato degli esercizi da fare che non sono propriamente esercizi, quanto più tipo attività da fare insieme per aiutarlo a gestire la sua ansia quando siamo fuori, soprattutto, e inoltre sta diventando sempre più sereno nel stare a casa da solo con Chandra, però da solo senza di me, che è una cosa gigante per noi e sono molto molto felice dei progressi che stiamo facendo. Passando a una notizia un po' più infelice, purtroppo mi è rimasta una sola topina, mi è rimasta soltanto Alice. Negli ultimi mesi, beh, a gennaio ve l'avevo già detto, era morta Rebecca. Nell'ultimo mese sono morte Vaniglia e Pervinca, le mie gemelline di Fairy Oak. Purtroppo, e infatti anche Alice ha un grande tumore, infatti non sto prendendo altri topi, ho scelto di non prendere altri topi per il momento, ma se Alice fosse sana cercherei una mia amica che ha dei topi per inserirla nella sua colonia di topi, perché i topi non devono stare da soli. Però Alice ha un tumore gigante anche lei e non sta tanto bene, quindi non me la sento di sottoporla allo stress di un inserimento, di un cambiamento di casa, eccetera. Quindi per ora, cioè, è tranquilla qui, non credo vivrà molto a lungo ancora, purtroppo. Ed è una cosa molto molto triste perché di solito i topi arrivano ai 2 anni e invece dei miei 6 topi neanche uno arriverà ai 2 anni, perché farebbero 2 anni ad agosto e dubito che Alice arriverà fino ad agosto. E gli altri 5 non ci sono già più tutti. E questo è il risultato di allevamento fatto malissimo, perché loro sono topi comunque. Sono figlie, figli, figlie, figli, sono figli e figlie di topi comprati in negozio, quindi accoppiati tra di loro a caso, probabilmente destinati a essere dati in pasto ai serpenti. E infatti qui ribadisco il fatto che comprandoli non li salvate, anzi, perché più questi animali si riproducono e più la loro genetica fa schifo, nel senso che sono accoppiati tra consanguinei all'infinito, e infatti questo lo capite dal fatto che un animale, cioè di 6 animali che dovrebbero avere una vita di 2 anni, neanche uno ci arriva perché hanno sviluppato tumori o patologie prima, perché hanno proprio una brutta genetica, purtroppo. E questa è una cosa molto molto triste, veramente mi ha spezzato il cuore perché. Non lo so, cioè è davvero triste pensare che sono animali che già vivono pochissimo e. Vuoi scendere un po' tu? Già vivono pochissimo e comunque hanno vissuto ancora meno di quello che avrebbero dovuto e sono morti non di vecchiaia ma di malattia ed è davvero, cioè è stato davvero brutto. Quindi sì, scusate, adesso ho un po' abbassato il mood, però questa cosa ve la volevo dire. Invece, on a more positive note, i miei ratti stanno tutti bene. Non so se avete notato che Turchese ha una cicatrice, perché lui, anche lui aveva sviluppato un tumore. Per fortuna i ratti sono molto più facili da curare dei topi, perché essendo più grossi sono più facili da operare, quindi gliel'abbiamo fatto togliere. Mua! E adesso sta prendendo i farmaci. E fra qualche giorno può tornare con i suoi fratelli. Lo sto tenendo separato perché non voglio che gli tocchino la ferita finché non sarà completamente guarito. E lui è stato davvero super bravo, si è tenuto i punti e tutto quanto. Adesso se ne è tolti 2, però è ok perché ormai è cicatrizzato. Quindi i primi giorni è stato super bravo, io me lo sono portato in giro sempre per evitare che si togliesse i punti ed è stato davvero molto molto bravo. Tutti gli altri stanno benissimo e inoltre c'è una novità perché ho adottato una nuova rattina. Vi metterò qui dei video e delle foto sue.
perché adesso stanno dormendo, inoltre lei è un po' timida, un po' spaventata, quindi non posso prenderla come prendo lui per il momento. E lei si chiama Azzurra ed è una rattina di 1 anno o poco più, non lo sappiamo esattamente. Lei è stata ceduta alla mia amica Claudia, che è Claudia Bassi, la volontaria che mi ha dato Chandra. lei si occupa di recuperare conigli, criceti, cavie, eccetera, in Abruzzo, e le sono stati ceduti una rattina, un criceto e un coniglio da questa persona che non li voleva più. E Azzurra aveva già un tumore, è stata operata per questo tumore, poi è stata sterilizzata chimicamente e poi ho deciso di adottarla io perché comunque non è facilissimo trovare adozione a una rattina che ha già 1 anno o più, soprattutto quando ci sono tantissimi cuccioli di ratto in cerca di adozione, e io ho pensato che, cioè, a me non costava niente aggiungere una rattina al mio gruppo di ratti, uno più uno o meno cambia poco per me, invece poteva cambiare tutto per lei, che comunque era anche da sola da diversi mesi, quindi stava soffrendo molto la solitudine. Mi fa spaccare perché ha gli occhi enormi. Alcuni ratti hanno gli occhi più grandi di altri, e tipo lei ha degli occhi davvero giganteschi ed è troppo carina. Ha lo stesso colore di Larimar, come vedrete, però un po' più chiara. Beh, è sempre un husky. Ed è una timidina, però molto molto curiosa. Quindi sì, si sta integrando abbastanza bene con gli altri miei ratti. Diciamo che Tefiti e Safira, le altre due femmine, le stanno dando un po' di filo da torcere, ma lo sapevo che sarebbe stato così, è abbastanza normale all'inizio. Ma l'inserimento è andato molto bene, ogni tanto bisticcia. Ma niente di grave, è assolutamente normale nelle prime settimane di convivenza, perché comunque loro sono una colonia formata, arriva un nuovo elemento, chi cazzo sei tu? Quindi sì, piano piano, e nei prossimi giorni la farò conoscere anche a Turchese, perché in questo momento Turchese è in una gabbia separata proprio per evitare che gli tocchino i punti, quindi non è che posso rimetterlo in gabbia e basta, ma li libererò tutti in una zona neutra, così lui conosce anche Azzurra e poi li metterò tutti insieme. Ma sono sicura che non ci sarà alcun problema perché Turchese è un ratto pazzesco, è super dolce, super tranquillo, quindi non ci saranno problemi. E anche Azzurra è molto tranquilla comunque. Poi, qualche giorno fa, poi le chiocciole stanno bene, anche loro mangiano, fanno la cacca e tipo dormono e stanno benissimo e strisciano in giro. Mentre per quanto riguarda una cosa assurda che mi è successa qualche giorno fa, che se mi seguite su Instagram già sapete, praticamente qualche giorno fa, cioè c'è stata una combinazione stranissima di eventi. Praticamente venerdì sera io ho deciso di svuotare la gabbia delle topi e spostare Alice in una gabbia un po' più piccola. Questo perché rimanere da sola in una gabbia così grande avrebbe potuto stressarla. E quindi era una cosa che volevo fare già da tempo. Fatalità, ho deciso di farla venerdì sera, ok? Quindi poi ho messo la gabbia in garage perché non volevo prendere altri topi per il momento. Quindi mi si è liberato lo spazio in cui c'era la gabbia delle topi, perché la gabbia di Alice è più piccola, occupa meno spazio. Mattina vado a fare delle commissioni, dovevo fare un sacco di giri, un sacco di cose. Fortunatamente la sera prima mi ero ricordata di mettermi in borsa il farmaco di Turchese che stava finendo, perché dovevo ripassare dal veterinario a prenderlo, perché ero convinta di averne di più, invece no. Quindi faccio tutte le cose, faccio tutti i miei giri vari. A una certa apro la borsa e vedo il farmaco, dico: ah, caspita, aspetta che vado a prenderlo. Arrivo in clinica, dico alla veterinaria che c'era: guardi, io ho fatto operare quel mio ratto qualche giorno fa, mi servirebbe questo farmaco. E lei mi fa: ok. E poi mi guarda e mi fa: ma oltre a un ratto vorresti anche un criceto? E io gli ho detto: guarda, se hai bisogno lo posso prendere in stallo e posso anche cercargli adozione io se vuoi, è una cosa che faccio questa qui. E lei mi guarda e mi fa: davvero, ti prego, perché stamattina, cioè la mattina, sabato mattina, un signore della Nettezza Urbana aveva portato una gabbia minuscola con dentro 11 criceti che aveva trovato di fianco al cassonetto. Allora, non vi descrivo nel dettaglio la condizione della gabbia, vi dico solo che mi sono venuti gli sforzi di vomito a svuotarla da quanto era sporca. Che palle i rumori di sottofondo. Scusate per i rumori di sottofondo, ma devo ignorarli e andare avanti perché altrimenti non riesco a fare questo video. Quindi, cioè, era talmente sporca che mi sono venuti gli sforzi di vomito. Tenete conto che i criceti sono animali che non puzzano se tenuti bene. Ecco, loro. Ok, non ci voglio neanche ripensare. Praticamente in questa gabbietta grande, più o meno così, c'erano questi 11 criceti che qualcuno ha ben pensato di lasciare al cassonetto. Che tra l'altro io penso, meno male che il signore della Nettezza Urbana si è fatto due scrupoli e ha guardato bene se c'era dentro qualcosa, perché per le condizioni in cui era la gabbia, probabilmente i criceti erano tutti sotterrati, cioè nascosti dentro quella specie di substrato che avevano. Cioè, avrebbe potuto pensare che era una gabbia da buttare, l'avrebbe potuta buttare, capito? Cioè, è stato super bravo lui che ha pensato: aspetta un attimo che controllo. Perché dico, ma piuttosto, cioè, se non li vuoi più, ok?
Cioè, portali in un negozio di animali, da un veterinario, cioè, non li lasciare il cassonetto, veramente è una cosa veramente crudele da fare, terribile. Quindi, al che la veterinaria mi ha detto, guarda, io non so cosa fare perché, tipo, cioè, non so dove metterli, eccetera. Quindi, io de ho deciso in quel momento, ho fatto un po' una pazzia, di portarmeli a casa io. Più che altro perché so che la veterinaria ha già mille cose da fare, sono una clinica, hanno un sacco di emergenze, di cose. Di certo non avrebbero avuto tempo, modo di andare a comprare 11 gabbie per dividere questi criceti che già stavano litigando, perché i criceti sono animali solitari e a stare insieme, oltre, diciamo, lo svezzamento, rischiano di ammazzarsi a vicenda, è davvero terribile questa cosa. E quindi cosa ho fatto? Sabato doveva essere una giornata rilassante per me perché avevo avuto una settimana piena di lavoro, ma in realtà ho fatto le corse per andare a prendere 11 box per dividerli, la lettiera, il cibo, tutto il minimo indispensabile. Tra l'altro voi siete stati super carini perché mi avete dato una mano facendomi delle piccole donazioni su Ko-fi, perché ho speso tipo, ho speso 100 euro solo sabato per comprare il minimo indispensabile, quindi vi ringrazio di cuore per l'aiuto, perché è stata una cosa completamente inaspettata per cui non ero preparata, no? Io ho deciso di prendermi questa responsabilità perché so che grazie a voi riesco a trovare abbastanza velocemente adozioni ottime tra l'altro, e quindi ho detto cavolo, se non sfrutto io la mia visibilità per fare questa cosa bella, chi la fa? E a me piace tanto aiutare gli animali, lo sapete, quindi ho deciso di portarmeli a casa. Ora in realtà la situazione è ottima, nel senso che i quattro maschi hanno già tutti e quattro adozione, tra l'altro due di loro con una mia cara amica di Ratreschio, Giulia, da cui io ho preso i miei rattini e adesso le do due cricetini, è super bello, ovviamente che uno lo prende sua mamma, uno sua sorella, non staranno insieme. E poi ci sono sette femmine, di cui allora, una è stata adottata da una ragazza che doveva prenderla in stallo, ma si è innamorata, quindi ha deciso di tenerla. Poi, due sono cuccioline, cuccioline, quindi non sono incinte sicuramente, mentre le altre quattro, le stiamo tenendo d'occhio perché potrebbero essere incinte, nel senso che sono grandine e sono state con maschi interi. Ovviamente, cioè, i criceti nani non si castrano, di solito, credo. Non ho mai sentito di un criceto nano castrato, perché tanto sono solitari, quindi what's the point? E fino a ieri, l'altro ieri, quindi è probabile che siano incinte, quindi le stiamo tenendo sotto osservazione per 2 settimane. Se non succede niente, vuol dire che è tutto ok. O no, la batteria è un po' scarica. Una di queste cricetine me la terrò io, visto che comunque ho deciso di non prendere altri topini, ho deciso di tenermi una cricetina nana e l'ho chiamata Robin ed è minuscola e vi metterò dei video qui perché è troppo carina anche lei, davvero troppo troppo carina. E niente, quindi adesso terrò sotto osservazione queste quattro cricetine e per cui ho degli stalli tra l'altro, quindi ottimo. E poi quando saranno pronte l'adozione cercherò per loro adozione, sperando che non siano incinte, perché se sono incinte, raga, aiuto! Se mi fanno 10 criceti a testa, aiuto, spero che non lo siano, veramente spero tanto che non lo siano. E niente, in realtà questo video è stato soprattutto un video aggiornamenti sugli animali e nuove adozioni, ma va bene così, avevo voglia di raccontarvi un po' queste cose. Adesso la batteria è quasi scarica, io ho già parlato tipo quasi 20 minuti, quindi direi che vi saluto qui. Lasciatemi pure nei commenti un po' di idee di video che vorreste vedere, che vi farebbe piacere vedere, sia a tema LGBTQ+, sia sugli altri temi che io tratto qui sul canale. Sono felice di essere tornata e grazie per essere qui. Ci vediamo presto. Ciao ciao!